E Izagal Oaich, Ijo Itunevneb id Omaerak. La domanda che più mi avete fatto dall'inizio del canale, da quando ho aperto il canale, avete incominciato a farmi sempre questa domanda: perché ogni tanto usi la bacchetta sinistra al contrario? Me l'avete chiesto tutti ormai, nei commenti qui sotto, nei messaggi privati di Instagram. Ci sono anche dei miei amici che mi vedono e non si sono mai interessati alla batteria e mi dicono: ma Luca, perché usi la bacchetta al contrario? Quindi l'altro giorno ho detto, per rispondere a tutti, faccio un video, così almeno spiego a tutti com'è questa cosa della bacchetta al contrario, perché la uso, quando ho incominciato a usarla, quali sono i pro, quali sono i contro e tutto. Quindi oggi vi voglio spiegare proprio questa cosa. Per potervi spiegare questo però devo fare un attimino un passo indietro, devo andare a circa credo 3 anni fa. Ero nel bel mezzo del tour estivo con i Disco Inferno, che sono la band con cui suono, e durante il tour estivo si fanno un sacco di date, si fanno comunque 15-16 date al mese, quindi è abbastanza impegnativo. Io mi sono trovato neanche metà tour, molto prima, saremmo stati tipo a un terzo delle date che dovevamo fare. E praticamente quell'anno lì, un po' per questione personale, un po' per scelta con la band, avevo deciso di modificare il mio suono di rullante. Dato che comunque facciamo molti pezzi 70-80, avevo deciso di usare un suono molto più panettone. Quindi avevo tirato il rullante poco, avevo lasciato la pelle molto morbida e avevo tolto completamente il rimshot. E ancora adesso, quando suono quella musica lì, tolgo il rimshot. Perché? Perché hai un suono più pieno, più pastoso, invece il rimshot lo rende troppo secco. Quindi per il suono di rullante che cercavo non ci andava il rimshot. Il problema qual è stato? Il problema è stato che ho cominciato a usare questa cosa, quindi suonavo normale come prima, ma con il rullante abbassato di intonazione e senza rimshot. E all'inizio nessun problema. Dopo un po' però ho incominciato a avvertire un po' di male alla mano sinistra, al polso, non mi ricordo neanche più bene dove, e sentivo male alla fine dei concerti. Quindi ho detto vabbè, un po' di affaticamento, ma non ci ho dato peso. Infatti è per questo, voglio spiegarvi anche questo oggi. Quando avete male, lì era male, pensandoci adesso era male, non era solo affaticamento. Quando sentite male vuol dire che c'è qualcosa che non va, il vostro corpo vi sta avvisando. Finché è solo un lieve affaticamento, ok, va bene, se siete stanchi perché avete suonato ci sta, ma se avete male c'è qualcosa che non va in quello che state facendo, in come lo state facendo. Quindi pensateci e non fate come me, perché io comunque mi sono trovato lì e non è che posso dire vabbè ragazzi, a posto, ho un po' male, quindi il tour estivo non si fa più, annullate tutte le 50-60 date che c'erano ancora da fare, qui non si fa più niente. Questa cosa è, non la potevo fare, quindi ho detto vabbè, sai che c'è, io vado avanti, tanto un pochettino male, ma chi se ne frega. Man mano che andavo avanti con i concerti, il male era sempre di più. All'inizio finivo il concerto con un po' male, ma poi il male incominciava a venirmi a metà concerto, poi incominciava a venirmi dopo un terzo del concerto, e a un certo punto incominciava a venirmi male subito. Appena incominciavo a suonare, dopo 5 minuti avevo già male alla mano sinistra. Quindi ho detto ok, questo è un problema. L'unica cosa che mi è venuta da fare per ovviare a questo problema è incominciare a suonare di traditional, pur non essendo capace. Io sì, suonavo traditional, ma così, perché prendevo le bacchette. Dove sono le bacchette? Bacchette? Boh, suonavo un po' a caso, perché quando ci suonavo in realtà non è che mi servisse suonare in traditional. E però ho dovuto incominciare a suonare in traditional, quindi ho incominciato a studiare anche la traditional, perché erano movimenti diversi, e con questo modo, con la traditional, non avevo male. Però appena la bacchetta la giravo di qui a qui mi faceva subito male, e quindi ho detto ok, adesso mi studio la traditional e porto a casa almeno questo studio estivo. Ma non va bene, devo riuscire a ovviare a questo problema. Quindi mi sono andato a far vedere, mi è andato un tutore con cui in effetti avevo un po' di miglioramenti, però non andava bene, c'era comunque qualcosa che sbagliavo. Quindi intanto ho incominciato ad andare da Phil Mera a lezione, e mi ricordo la prima lezione gli ho detto: Phil, guarda, ho questo problema, che cavolo faccio, perché non so più cosa fare. E lui mi ha detto: prova a fare questa cosa, gira la bacchetta al contrario, incomincia a usare la bacchetta di qua, e poi stai più attento a come usi la tecnica Müller. Devi cercare di fare il minimo sforzo possibile col polso con la tecnica Müller, come avete già visto, poi vi linko il video qua sopra o qui sopra, vabbè, tanto sapete che non mi ricordo mai, ma mi sembra. Vabbè. Con la tecnica Müller usiamo molto meno il polso, perché usiamo più il gomito. In questo modo il polso doveva fare un po' meno lavoro. Quindi ho cominciato a usare la bacchetta al contrario e ho risolto tutto. Praticamente dall'inizio, passata un po' l'infiammazione che comunque c'era sul polso, questo problema è stato risolto. Però voi vi starete chiedendo: ok, ma perché hai risolto questo problema? Al 100% non lo so, però io mi sono fatto quest'idea, che secondo me è l'idea giusta. Ah, vado un po' più indietro.
suonando il rimshot su ululante, alla fine il rimbalzo viene stoppato completamente dal rimshot. Quando suoniamo il rimshot non abbiamo il rimbalzo, non abbiamo la bacchetta che rimbalza e torna su. Cambiando questo modo di suonare, invece, la punta quando toccava la pelle tendeva a rimbalzare. Quindi io cosa facevo? Dato che comunque avevo anche delle ghost da fare, facevo il colpo sulla pelle e basta, e poi la bacchetta voleva tornare su per il rimbalzo, ma io tendevo il polso per far sì che la bacchetta rimanesse lì a 2 cm dalla pelle per essere comodo e fare le ghost. Il fatto di tendere sempre tutte le volte che suonavo, dopo un po' il polso ha incominciato a dire: oh, guarda che sto lavorando troppo, quindi fai qualcosa, perché se no io mi infiammo. Io non ho fatto niente e lui si è infiammato. In pratica, oltre a suonare, stavo facendo fare un movimento in più al polso, che non è dei migliori. Tendere la muscolatura, come vi dico sempre, non va bene e si rischia veramente tanto. Girando la bacchetta, questa cosa c'è sempre, perché ovviamente la bacchetta colpisce la pelle e torna su, però il fatto di usare la bacchetta al contrario fa sì che io stia andando a suonare con la parte più grossa della bacchetta, quindi questa fa più peso e rimbalza meno, soprattutto se la pelle è molla. Il fatto di suonare con la bacchetta in questo modo, con la bacchetta al contrario, è una cosa quasi impercettibile, però comunque un pochettino c'è, soprattutto quando microfonate la batteria, quando andate in studio, così un po' si sente. Suonando quindi con la parte più grossa della bacchetta abbiamo un suono più basso, più pieno di frequenze basse e più potente. È normale, se voi suonate con delle bacchette 2B o se suonate con le 7A è diverso, soprattutto sui piatti, ma anche su i tamburi. Comunque alla fine sente meno sui tamburi, ma il suono cambia. Quindi è soprattutto per questa cosa qua. Ho incominciato a usarlo anche quando suonavo il rimshot e devo dire che, abituato adesso a questo modo di suonare, quando cambio modo sento proprio tutta un'altra roba. Anche come controllo della bacchetta, come sensazione, è completamente diversa. Mi sono abituato in questo modo e adesso sto veramente facendo fatica a modificarlo. Quindi provateci. Oggi è stato un video un pochettino diverso, però ho voluto spiegare questa cosa perché secondo me è importante. È importante capire che nel momento in cui... La morale di questo video qual è? Quando il corpo ci dà degli avvisi, noi dobbiamo ascoltarli. È meglio stare fermi un attimino e cercare di capire come fare per non farsi del male, che rischiare poi di doversi fermare per magari per dei mesi perché abbiamo fatto una cavolata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa cosa vi è stata utile, se anche voi, magari c'è qualcuno di voi che usa questo modo, che suona con la bacchetta al contrario, anche in traditional. Fatemi sapere se questa cosa si fa anche in traditional, perché mi sembra di aver visto Steve Gadd che lo faceva al contrario. Forse anche tipo in Italia, Giovanni Giorgi mi sembra che lui usi la bacchetta al contrario in traditional. Giovanni, se guardi questo video, scrivici qui sotto il perché la usi, se le motivazioni sono le stesse mie o se no. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook. Qui sotto in descrizione trovate anche il link che vi rimanda al sito YouTube, dove trovate un articoletto di quello di cui vi ho parlato oggi. Quindi andate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!